Drone ha già messo in campo quelle che sono le sue qualità, ovvero un'ossatura importante della squadra, ma anche giovani innesti molto interessanti. Sì, stiamo lavorando bene. Oggi abbiamo fatto la fine del ritiro con una bella partita. I ritmi non sono quelli del campionato, però stiamo lavorando per arrivare pronti all'inizio campionato. Stanno lavorando bene, hanno preso giovani interessanti e dobbiamo continuare con la nostra mentalità e umiltà tutti insieme a lavorare. Aver confermato appunto questa ossatura, ma anche lo staff vi ha aiutato a lavorare bene in queste 2 settimane. Facci un po' un bilancio Sì, siamo di fortunati che sia rimasto lo staff tecnico, partiamo in avanti. L'ossatura è rimasta, tanti giocatori dell'anno scorso, questa è la cosa più importante, insieme allo staff tecnico, di continuare il lavoro fatto l'anno scorso. Sarà un anno ancora più difficile confermarsi, il nostro obiettivo rimane sempre salvarci il prima possibile e poi divertirsi come abbiamo fatto l'anno scorso. Oggi ha segnato Sané, che di gol in stagione ne aveva fatti tanti l'anno scorso. Bene anche questi giovani, perché vi hanno dato una grossa mano in Sì, queste cioè settimane. sono tanti giovani bravi, non solo Sané, a me particolarmente mi piace Per Bon, mi sa che si chiama, mi piace lui, sono tanti altri giovani bravi da Primavera, Lucas, tanti altri. Alan, cosa vuol dire per te essere stato confermato nell'Hellas Verona? Io ho lavorato tutto l'anno scorso per essere confermato, sono stato zitto, pedalato, ho aspettato l'opportunità, la fiducia del mister. Diciamo che penso che di aver fatto bene, ho fatto il professionista tutto l'anno, imparato dai grandi, da Miguel, da Pazzo, che dovevo aspettare il mio momento, è arrivato e è andata bene. Ecco, questa è la conferma di cosa vuole Mister Juric, cioè non guarda in faccia nessuno, il nome non conta, se tu dai massimo in settimana una maglia da titolare, dopo la domenica la trovi. Sì, mister lavora molto, non guarda, bravo, non guarda in faccia i nomi, chi sta bene gioca. Ha le sue idee, noi lo seguiamo, aspettiamo il momento di entrare e fare bene. Una difesa che al momento è stata, possiamo dirlo, anche rivoluzionata, sono arrivati dei nuovi compagni, adesso vediamo quale sarà il futuro di Marash. Cosa vuol dire per te non trovarti più al tuo fianco un giocatore come Rachmani, che gli auguriamo ovviamente il meglio per la sua carriera, e che effetto ti fa adesso invece avere il Magnani o lo stesso Salvatore Bocchetti, che nella passata stagione non aveva trovato tantissimo spazio? Rachman, facciamo in bocca al lupo, è un grandissimo centrale, farà una grande carriera, perché se lo merita, bravissimo ragazzo pure, non solo come calciatore ma anche come uomo. Penso che ci sono altri giocatori che faranno bene, c'è Pavel, c'è Setin che è arrivato, c'è Boke, c'è Magnai che è arrivato. Diciamo che la difesa, penso, il reparto penso che sia stato completato bene. Ora dobbiamo solo lavorare e mettere la mentalità dell'anno scorso, l'umiltà di tutti e continuare sul nostro cammino. Dicevi una cosa sulla messa sacrosanta, quest'anno sarà ancora molto più difficile rispetto all'anno scorso. Cosa deve fare Verona per mantenere la categoria? Quest'anno sarà il 30° campionato in Serie A per i gialloblu e rispetto all'anno scorso non sarete più la sorpresa. Sì, e infatti quest'anno sarà dura, sarà battaglia. Dobbiamo avere solo la stessa mentalità dell'anno scorso, lavorare con grande umiltà durante la settimana, seguire miste, e penso che faremo bene perché siamo un bel gruppo, già anche i nuovi sono integrati bene, ancora devono arrivare alcuni giocatori perché è un mercato particolare per tutti, ancora non si muove tanto, quindi penso che arriveranno altri giocatori che ci daranno una mano per arrivare al nostro obiettivo. La società sta lavorando bene e quindi continuiamo a lavorare con questa mentalità. Alan, parlando di quello che è stato il tuo primo anno in Serie A col Verona, vorrei chiederti in particolare che cosa ti rimarrà a livello di esperienza e che cosa ti aspetti anche sul piano personale da quello che sarà quest'anno. No, è stata una bella stagione che ci siamo divertiti, alla fine siamo centrati obiettivo, nessuno se l'aspettava, per me particolarmente alla fine dopo il Covid ho giocato di più, mi sono fatto trovare pronto. Penso mi ha portato l'esperienza di essere sempre professionista, sempre lavorare, mai abbassare la testa, anche se nei momenti che non giochi, magari momenti no, della stagione, e di lavorare sempre, e continuare a lavorare, basta. Questo. Uno dei fattori che più hanno risaltato l'anno scorso è stato il fattore gruppo del Verona. Vorrei chiederti, soprattutto in ritiro, che atmosfera hai notato intorno alla squadra e sì, ovviamente sensazioni di quello che è il gruppo di questo Verona.
Ah, il gruppo è rimasto tanti giocatori l'anno scorso, quindi è un gruppo forte, è un gruppo che ci vogliamo bene tutti come una famiglia. I nuovi sono arrivati bene, sono integrati subito, tutti bravi ragazzi. Questa sarà anche quest'anno la forza, il gruppo, perché il calcio si gioca a 11 e poi altri 9, diciamo anche altri 10, dai. Quindi abbiamo bisogno di tutti. Come l'anno scorso, penso che la nostra squadra, tutti quanti hanno giocato, tutti quanti hanno dato il contributo e questo è importantissimo. Il gruppo viene prima di tutto, prima del singolo. Partita con la Cremonese, poi si inizia col campionato. Vorrei chiederti che Verona ci dobbiamo aspettare per i primi due incontri che saranno al Bentegodi. Aspetterà un Verona grintoso come sempre che vuole imporre il nostro gioco, seguiremo i schemi del mister che prepara benissimo le partite, sarà il Verona umile come sempre che dà tutto in campo e poi il risultato viene da sé.